Nuovo appuntamento per la giornata Fai d'autunno domenica 13 ottobre, alla quale il Comune di Novara aderisce sempre con estremo entusiasmo. Mi ripeto, rispetto a quanto già sottolineato quando sono state presentate le giornate Fai di primavera, io sono fermamente convinta che per la riqualificazione urbana del territorio, che è l'argomento di cui il mio assessorato si occupa, sia utile, anzi indispensabile, avere un occhio al futuro, ma anche l'altro occhio al passato. Al passato inteso come tutti quei palazzi, castelli, dimore storiche che hanno fatto grande il nostro territorio, che lo rendono un territorio ricchissimo dal punto di vista urbanistico e artistico e che Fai ci consente periodicamente di scoprire e riscoprire. E questo lo dico soprattutto per chi viene da fuori Novara, da fuori dalla nostra zona, ma anche per i novaresi, che spesso si ritrovano nelle giornate Fai a conoscere luoghi che hanno sempre avuto sotto gli occhi, ma che forse non hanno mai conosciuto veramente. Quest'anno la giornata Fai d'autunno si concentra nel nostro territorio su due dimore storiche, Villa Cicogna Trecate e Villa Picchetta Cameri. Mi dilungo forse un pochino su Villa Cicogna perché comunque sono mia mamma è di origine trecatese, quindi sono un po' legata alla cittadina anche per quello, una dimora veramente splendida, una dimora nobiliare, ricostruita da Croce, sulle ceneri del castello di Trecate distrutto da Barbarossa, con delle stanze meravigliose, un giardino all'italiana veramente, di pregio. Invito caldamente tutti gli interessati a visitare il Salone delle Feste, soprattutto di Villa Cicogna, la sede della Biblioteca Civica, che sono veramente due gioielli dell'architettura, del passato. Il Comune di Novara, ripeto, aderisce alla giornata Fai d'autunno con entusiasmo, con interesse e ben vengano queste iniziative che consentono di scoprire e riscoprire il nostro territorio. Grazie. Ma dopo aver detto così bene, È difficile adesso. in modo elegante come solita fare la nostra amica assessore, e cosa mi rimane da dire? Niente, visto che giustamente lei ha direi dato valore maggiore, citando anche dal punto di vista personale, no? La sua esperienza Sì. Trecate, io ho visto che nel programma c'è anche un itinerario su Massino e Visconti. E allora, se mi permettete, cito anch'io una mia Giusto, piccola grazie. esperienza. Quando ero un giovane dottore, mi chiamavano il Dottorin, in quel di Maina, ecco, ebbi modo, sempre per motivi professionali, di visitare Massino come medico quando mi chiamavano per il mal di pancia in quel dell'Alto Vergante. E quindi, visto che questo itinerario è estremamente bello, significativo, il castello, la chiesa di San Michele, la chiesa di San Salvatore, sono anche in un certo qual modo un po' i luoghi della mia giovinezza, nel senso che io ho trascorso i primi anni della mia vita professionale, ecco, proprio in quei luoghi lì. Ieri, Ecco, sì, ieri, perché insomma. tutti noi ieri, questo giovanissimo. Perché a parte insomma qualche capello che ho perso e i capelli bianchi e la barba bianca, insomma, mi sento ancora giovane. Direi comunque grazie e complimenti al FAI perché, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, voi siete un po' l'avanguardia per la salvaguardia dei beni culturali e quindi al di là delle considerazioni già dette, voi fate cultura e quindi esprimete la cultura a tutti i livelli, e la gente ha bisogno di conoscere queste cose e voi siete dei paladini anche da questo punto di vista. Quindi grazie ancora, e il nostro
patrocinio comune dei nostri due assessorati non è stato un aspetto solo meramente formale, ma proprio sentito per questi motivi. Bene, io non posso che ringraziare l'amministrazione rappresentata qui dai due assessori che mi hanno preceduto e che condivido a nome della delegazione FAI di Novara e Provincia tutto ciò che avete espresso anche nei nostri confronti. Mi sento però di ringraziare i giovani perché le giornate FAI d'autunno sono nate 8 anni fa proprio in capo ai giovani. Saranno quindi i giovani della delegazione qui rappresentate da Matteo Caporusso che accompagneranno all'interno dei luoghi che avete già voi presentato e citato, i nostri visitatori. Vorrei però aggiungere una sottolineatura. I giovani sicuramente avranno la possibilità di accogliere tutti coloro che ovviamente potranno, piccoli e grandi, nella misura in cui avranno tempo a disposizione nella giornata di domenica, sapranno presentare questi luoghi sotto, posso dire, sotto un aspetto diverso, ovvero probabilmente li conosciamo, almeno i novaresi o chi abita a Trecate, a Cameri, chi abita sul lago, ma loro avranno un'attenzione particolare proprio perché il linguaggio dei giovani arriva oltre. Quindi io sono sicura che faranno un ottimo lavoro. Ora Matteo vi presenterà il programma, sia per quanto riguarda le giornate del FAI d'autunno, che in realtà sono il 12 e 13 di ottobre. Noi come delegazione abbiamo però scelto la giornata del 13 di ottobre. Quindi passo la parola a Matteo Caporusso che nel dettaglio preciserà quant'altro. Grazie. Grazie Giuse, grazie Assessore. Allora, la giornata FAI d'autunno è passata, diciamo, sotto i giovani, sotto la salvaguardia e la tutela del gruppo giovani, ormai per la sua 4ª edizione. Questa edizione è molto particolare per il fatto che abbiamo deciso, a differenza degli anni scorsi dove ci eravamo focalizzati più su beni medievali, di fare sì una parte medievale, quindi Massino Visconti, ma anche qui a Novara una parte dedicata a quelle che erano le ville signorili tipiche del 500 e del 700 della zona, quindi le residenze, come si potrebbe dire, di delizia e di caccia. In particolare appunto Villa Cicogna e Villa Picchetta. Perché è importante? È importante per il fatto che i cameresi e anche i trecatesi ovviamente conoscono queste due ville, ma in realtà noi cercheremo di spiegare non solo quella che è l'architettura e la parte storica delle ville, ma anche diversi aneddoti che legano le ville a quelli che erano i proprietari che si sono succeduti nel tempo, quindi i conti per quello che riguarda Villa Cicogna e i gesuiti invece per quello che riguarda Villa Picchetta. Quando venire e come poter fare? Allora, il percorso della giornata FAI d'autunno è equivalente, nel senso non c'è un percorso preciso, quindi non ha un inizio e una fine. In realtà l'ingresso ad uno di questi beni garantisce l'ingresso anche negli altri beni. Quindi l'ingresso a Villa Picchetta garantisce poi anche l'ingresso a Villa Cicogna e viceversa. L'orario qual è? Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle ore 18. All'ingresso ogni partecipante riceverà un braccialetto del FAI che quindi permetterà l'ingresso anche nell'altro bene. Per coloro i quali arriveranno a Villa Cicogna, inoltre sarà garantito anche dall'amministrazione comunale che si è dimostrata enormemente disponibile anche un piccolo rinfresco per ringraziare appunto i visitatori di essere venuti. Per quello che riguarda invece l'itinerario, come vi ho detto, quello che riguarda Novara, cioè sono le ville signorili del Novarese. Mentre invece quello del FAI Giovani Alto Novarese sarà appunto incentrato su Massino Visconti, quindi su questo piccolo paesino medievale, e vedrà il castello visconteo, quindi con la storia del castello e quindi le varie vicissitudini che lo hanno visto, poi il quartiere viscontino con la chiesa della Purificazione, la chiesa di San Michele, la chiesa della Madonna di Loreto e poi fin su al Monte Salvatore, che quindi di altezza più o meno di 700-800 metri, ci sarà la chiesa appunto di San Salvatore che è afferente all'anno 1000 nella parte originaria. Quindi questo è il percorso completo che ci sarà per quello che riguarda la delegazione di Novara e dell'Alto Novarese. Cedo la parola adesso ad Antonio. Buongiorno a tutti. A nome del Museo Storico Aldo Rossini ringrazio gli assessori Iodice e Franzoni e la nostra capodelegazione Giuseppina De Vito e Matteo Caporusso per il gruppo giovani, perché quest'anno la bella notizia che vi diamo è che nel percorso delle giornate FAI d'autunno ci sarà la possibilità di visitare il Museo Storico Aldo Rossini.
una novità. In passato avevamo fatto sinergia per le giornate Fai di Primavera e quindi abbiamo anche questa nuova possibilità per i visitatori, gli appassionati della nostra storia, della cultura, del territorio. Come ben sapete, il museo ha 54 anni, è nato il 12 settembre del 1965 per volontà del senatore Aldo Rossini ed è quello che noi definiamo lo scrigno che tiene viva la memoria, onora e tramanda il ricordo di coloro che hanno combattuto servendo la patria fino all'estremo sacrificio della negazione, dando la vita per essa. Quindi non è un museo, e ci teniamo sempre a dirlo, della guerra, che esalta la guerra, ma esalta i valori eroici di coloro che hanno veramente dato tanto per quello che è oggi la nostra amata patria. E quindi bisogna continuare a dare quella giusta indicazione anche alle nuove generazioni affinché portino avanti poi loro il testimone del ricordo. Conoscendo la storia del nostro passato possiamo costruire il presente ma soprattutto il nostro futuro. Stiamo puntando sui giovani e quindi quale migliore interazione col gruppo Fai Giovani, grazie anche al gruppo Fai Cino che ha voluto fortemente questa apertura e ovviamente la nostra delegazione Fai di Novara. E ci saranno delle novità e quindi il nostro direttore Claudio Viviani vi racconterà cosa esporremo in questa particolare giornata del 13 settembre. A te, Claudio. Grazie Presidente, grazie a tutti. Allora, io cercherò di essere molto breve, ma vi dico solamente due cose importanti, perché nel corso di questo periodo, dove noi siamo subentrati come nuova amministrazione, ho potuto avere il piacere di parlare con tanta gente. Perché teniamo aperto il museo? Per questi due motivi. Uno, perché molta gente, quando dico, il museo Aldo Rossini, mi chiedono, ma dov'è a Novara? Quindi questo è già un buon motivo. Venite per vedere dov'è il museo Aldo Rossini. La seconda risposta tipica di molte persone è questa: l'ho già visto, no? Come dire, basta, mi basta una volta sola e per 50 anni questo museo non vado più a vederlo. Allora, noi il museo lo stiamo cambiando, in questo breve periodo l'abbiamo cambiato sostanzialmente, e che cosa vogliamo fare in queste giornate del FAI? Vogliamo poter portare alla conoscenza delle persone che verranno di far vedere non solo gli oggetti che sono custoditi nelle due o tre sale che abbiamo, ma anche i documenti che abbiamo, che il museo più correttamente possiede in archivio. Faccio solamente un paio di esempi molto importanti. Abbiamo le onorificenze originali custodite in museo del generale Cesare Magnani Ricotti, che è il fondatore materiale del Corpo degli Alpini. E l'una mi dice, ma io non sono alpino, io stesso non ho fatto il militare negli Alpini, cosa mi interessa? Non è tanto il fatto di dire cosa mi interessa perché non sono alpino, ma è il valore storico di un documento che è custodito in una realtà di Novara e che per la provincia di Novara, per la città di Novara, ma soprattutto per il comune di Borgo Valezzaro, perché Cesare Magnani Ricotti è nato a Borgo Valezzaro, hanno questi documenti importanti, sono documenti originali. Il generale ha avuto una serie di onorificenze incredibili e sono custodite tutte presso il museo. Abbiamo anche altri documenti molto importanti, se vogliamo spaziare a livello nazionale. Abbiamo dei documenti con firme autografe di Gabriele D'Annunzio. Presto noi faremo una mostra dedicata a Gabriele D'Annunzio, quindi la giornata del FAI sarà un anticipo di questo evento, proprio per far vedere come gli archivi non servono solamente per conservare il materiale, tenerlo lì e farlo mangiare dalle tarme o farlo mangiare dalle formiche, da tutti gli insetti che purtroppo devastano questi documenti, ma per poterli portare al pubblico e far capire quale sia il valore storico di avere documenti di questo tipo qui. Inoltre ci sarà anche la possibilità di accedere all'archivio fotografico
che è veramente molto molto interessante. Non vi aspettate di vedere fotografie a colori, anche se ne abbiamo alcune, non vi aspettate di vedere fotografie di grande formato, perché sono tutte fotografie storiche, alcune addirittura un centimetro per uno e mezzo, perché essendo fotografia storica a quei tempi la dimensione della fotografia era quella. Ce ne sono anche molte che rappresentano la città di Novara, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista storico barra militare. Non dico altro perché poi non venite più a vedere il museo. Già raccontato tutto. E quindi è meglio. Possiamo però aggiungere che è il primo momento di attività congiunta con la delegazione FAI di Novara. In realtà noi stiamo stilando una convenzione proprio col museo per far sì che i nostri studenti, in un percorso di studio prima e comunque di alternanza scuola-lavoro, possano integrare tutta l'attività del museo all'interno dello stesso. Lo faremo anche con la presentazione, organizzando delle giornate proprio specifiche nelle 5 lingue europee e 2 extracomunitarie. Questo è perché? Perché i nostri ragazzi, che comunque hanno la possibilità di studiare all'interno dei licei scientifici linguistici, possano proprio prendere più padronanza della lingua presentandosi anche all'esterno delle scuole. E quindi ringrazio il museo per questa opportunità per i nostri studenti. E noi ringraziamo il FAI, continuiamo a ringraziarci a vicenda, però l'importante è dovremo ringraziare le persone che verranno in quella giornata, esatto, a visitare il museo e soprattutto a partecipare a questa tipologia di eventi. Ricordiamo gli orari, esatto, sarà domenica 13 ottobre dalle 10 a mezzogiorno e mezzo, insomma non siamo proprio così fiscali, e pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Ecco, posso dire un'ultima cosa, certo, che avremo anche la partecipazione del gruppo delle Croce, esatto, Rossine provinciale, che allestiranno il loro piccolo stand all'interno del museo. Siamo ancora in attesa di una risposta dal reggimento Nizza Cavalleria I, che erano molto interessati, in quanto il museo custodisce lo standard originale del reggimento Nizza Cavalleria. Purtroppo non ho ancora avuto risposta, quindi non scrivete che partecipano, perché dopo mi chiama il ministro della difesa e mi dice che abusiamo di... Grazie.